pensarci di risponderti. Questo dubbio. Non è vero, sta mentendo, non è così. Sì, sono finto, sono fake. Devo cambiare tutto. Devo rifare tutto. Stasera ho visto un amico. L'ho visto perché oggi è la giornata mondiale della pizza e lui è il miglior pizza lover che conosca. E tutti gli anni, cioè tutti gli anni, sono 3 anni che lo facciamo, ci ritroviamo per mangiare insieme una pizza. Anche se 2 anni fa ho preso un ramen, ma questa è un'altra storia. Essendo anche lui videomaker, ma soprattutto essendo anche lui content creator, youtuber, eccetera, come me, abbiamo parlato anche del mio progetto, di quest'ambito, questa piattaforma, del raccontarsi, eccetera. E... Dario, cosa ne pensi del... Mi ricordo solo la domanda che devo fare. Ma hai prima ho tempo di pensarci e di risponderti. Cosa ne pensi del progetto che sto facendo? Onesto. È una bella sfida, ci sono passato. Onesto. Non so se lo farei. Beh, dipende qual è l'obiettivo alla fine. Se l'obiettivo è darti costanza, è sicuramente un ottimo obiettivo. Se l'obiettivo è raccontare, coinvolgere le persone, non puoi parlare di te, di quello che fai tu, ma devi parlare di qualcosa che sia utile per loro, per cui vogliono guardarti. Quindi posso mollarlo? No, perché ormai hai promesso che avresti fatto 52 video, però puoi integrare con un altro... vabbè. Avevo già questo dubbio. Sul percorso che sto facendo, su queste 52 settimane che cambierebbero la mia vita. Sono convinto che sia un'ottima soluzione per quanto riguarda la costanza, ma non sono per nulla convinto che sia invece la soluzione per quanto riguarda la mia carriera, comunque il mio percorso a lunghissimo termine su YouTube come content creator, eccetera, perché non dà nessun apporto, nessun valore in più a chi mi guarda. È una sorta di vlog, cioè si possono fare i cazzi miei, vedono che miglioro, che non miglioro, fallisco, non fallisco, per carità, possono trovare dell'interesse comune, ma è una strada molto molto più lunga, perché così non ho la nicchia specifica e di conseguenza il ventaglio è veramente troppo ampio per iniziare a vedere dei risultati, a prendere persone, a prendere iscritti, a prendere visualizzazioni, che è vero che non è quello che conta, ma è quello che conta se si vuole crescere, cioè non bisogna far finta che queste cose non contino. Perciò parlandone appunto con lui è venuto fuori il discorso che devo un po' rivisitare tutto questo progetto qua. Quindi ora devo valutare. In ogni caso voglio portarlo a termine. Devo capire però come. Adesso andiamo a casa e ne parliamo un attimo. Non ci credo, se ne sta andando via uno. C'è posto. È la prima volta che parcheggio così in fretta. Sono emozionato. E allora un segno. Allora un segno. C'è la svolta. C'è la svolta. La stiamo per fare. Questa parte probabilmente andrà su YouTube come intro per catturare l'attenzione. Sì, sono finto. Sono fake. Sono fake. Clickbait. No, non è clickbait. Basta crederci. Andiamo. Eccoci arrivati magicamente così in fretta a casa, grazie signore del parcheggio. Questo viaggio in macchina è stato proprio un viaggio anche un po' interiore, perché mi ha fatto riflettere sul perché ho iniziato questo canale e su dove voglio veramente arrivare. E così non ci arriviamo. Con quello che sto facendo adesso non ci arrivo. Sentite, tanto siamo tra di noi. Lo tengo qua sul tavolo. Tengo in mano. La conversazione con Dario, il mio amico, mi ha aperto molto gli occhi, perché mi ha fatto riflettere che sicuramente il progetto che sto facendo, questo delle 52 settimane, di 52 video, mi insegnerà la costanza, però mancherà tutto il resto, manca la vera motivazione che mi ha spinto a tornare su YouTube, che mi spinge a comunicare, che mi spinge ad accendere la camera, mettere luci, microfono, tutte le volte. Non è la costanza, non me ne frega niente della costanza, era un goal, un obiettivo che avevo e sì, lo facciamo, ci facciamo su un video, il viaggio dell'eroe, fighissimo, ok. Però manca qualcosa, c'è qualcosa che manca. Sento che manca qualcosa. E sinceramente mi trovo a lottare con dei dubbi. Cioè, sto veramente creando qualcosa di valore o sto solamente riempiendo il canale di contenuti senza una direzione autentica? Più che autentico, chiaro. Chiara, perché comunque è direzione femminile. E questo mi fa sentire, confuso. Come al solito. Ah, mannaggia. Perché come vedete, poi il video lo faccio, voi lo vedete, è caricato, e quindi la costanza la imparo e questo ce l'ho. Cioè, comunque lo porterò fino alla fine, questo percorso, questo progetto. Quindi i video saranno almeno 52. Però sento che manca qualcosa, c'è qualcosa che non sto dando, che non sto mettendo dentro. Ma ecco la svolta. In realtà ci ho già pensato in questi giorni e semplicemente quella di stasera mi è servita come goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un vaso che era già pieno di miei pensieri e finalmente è traboccato. Ed ecco la svolta. Voglio che questo canale sia di più di un semplice intrattenimento. Voglio che sia proprio una risorsa per chi cerca ispirazione reale e consigli anche pratici. E quindi ho deciso di portarlo su una nuova direzione dal punto di vista di etichetta. In realtà è sempre stata un po' così la mia direzione. Però con questo tipo di etichetta che sto per dirvi sarà più facile creare contenuti inerenti a questa nicchia che è comunque gigantesca. Ovvero un'attenzione, un focus un pochettino più particolare verso lo storytelling emotivo e la crescita personale. Che sono le cose
che mi hanno sempre affascinato da sempre nella vita. Quindi mantenere un approccio che coniuga il personale ed il professionale, perché comunque io amo l'imprenditoria, cioè amo la crescita personale, non fuffaguro e non so neanche fare esempi. Mi piace trovare il connubio che leghi appunto i due aspetti, quello dell'autenticità e della professionalità. E non so, in questi giorni sto sentendo un sacco di persone, c'è una ragazza che ho sentito che ha detto una cosa affascinantissima, ma me la voglio tenere, ve la dirò appunto in questa nuova ottica del canale, forse magari la invitiamo proprio a parlare con noi insieme, perché ha detto una cosa che mi ha proprio affascinato sull'autenticità, che manca nella professionalità di oggi, non dappertutto, però se guardiamo quella tradizionale le aziende sono molto fredde e a volte si fa proprio fatica a cercare di portare un po' di storytelling emotivo all'interno, ma nel momento in cui riescono a farlo svoltano proprio, lo vedono anche loro, ma stanno cambiando le cose. A volte penso a come sia cambiata la narrazione nella storia, è impressionante. Cioè prima stavi attorno a un fuoco a sentire ore e ore di un racconto e dovevi trovarti lì, all'aperto, al freddo, dovevi trovare un linguaggio che fosse comune a tutti, ma era molto difficile essere interconnessi. Oggi invece racconti le robe con un click. Però sta roba non è nostalgica, oh mio Dio, prima era meglio. No, è semplicemente per dire che oggi la comunicazione visiva è molto più facile e ha un impatto comunque gigantesco ed è un peccato non sfruttarla. È un peccato non usarla per condividere questo mio percorso di emozione e professionalità. Devo solo trovare la maniera giusta per veicolarlo, ma ci stiamo riuscendo. Come vedete è tutto un prove ed errori. Chi vi dice che ha la soluzione in tasca non è vero, sta mentendo, non è così, perché nessuno sa niente nella vita. È la prima volta per tutti che la facciamo. Poi dipende dal credo vostro, da quello che pensate, ma tendenzialmente è un po' la prima volta per tutti, un po' la prima esperienza. Quindi nessuno può avere le risposte, tutti quanti fanno tentativi. C'è chi riesce a fare meglio una cosa, chi no, ma sono tutti tentativi. E non bisogna avere paura di dire, come sto facendo in questo caso, ho iniziato, non lo mollo perché voglio portarlo avanti, ma devo capire perché voglio portarlo avanti, e se lo faccio con l'obiettivo giusto sarà molto più facile portarlo a termine. Se avessi continuato, avessi fatto 52 video però ogni video era ma chissà questo perché lo sto facendo, mollavo. Avendo fatto questo tipo di percorso, questo tipo di chiarezza anche mentale, personale, il prossimo che uscirà, se anche parlassi, che ne so, mi sono rotto una gamba giocando a calcio, andrà bene lo stesso, perché dico sì, l'obiettivo di questo video è creare costanza dentro di me, fine. È per questo che con la nuova ottica voglio portare qui delle storie che ispirino le persone, che lasciano qualcosa di valore, lasciano qualcosa in più rispetto a quando erano partite ad ascoltarmi, che sia anche una cavolata, una frase che si portano dietro, ma è per quello che si fa, per la condivisione. Mi stanno venendo in mente un sacco di idee che in effetti potrei fare, cioè più parlo e più mi viene in mente che c'è una roba sulla come si dice? La competizione, c'è una roba sulla competizione in Italia molto strana e non sana secondo me. Sarebbe interessante parlarne, perché è sbagliata, di fatto non esiste competizione, cioè parliamone. Bene, quindi questo salto nel vuoto anche l'abbiamo fatto, è stato un salto nel vuoto un pochettino diverso perché durante il volo abbiamo capito che stavamo andando nella direzione sbagliata, però con una bella virata siamo tornati sulla retta via. Quindi, qual è il vostro salto nel vuoto? Ditemi nei commenti qual è quella direzione che avete dovuto correggere in corsa. Davvero scrivetelo, non è solo per engagement, poi certo, mi fa piacere e anzi, aiutate davvero il canale se mettete mi piace, vi iscrivete e condividete questo video con chi pensate possa trarne giovamento. Però davvero sono interessato alla vostra esperienza, quindi scrivete davvero. E anche questo è fatto. Ci vediamo al prossimo video di 52, ma mi sa che faremo altre cose prima, perché questa nuova ottica, direzione, mi piace un casino. Magari poi cambieremo tutto. Ciao.